Il 4 marzo l'inaugurazione a Napoli, città della scienza di Corporea, un vero e proprio viaggio nel corpo umano, viaggio interattivo, presto al via anche Dome 3D, il più avanzato planetario in Italia. Oggi la presentazione. Valeria Capessuto. La sensazione è quella di entrare in un mondo virtuale, ma in realtà è un viaggio dell'uomo dentro se stesso. Corporea è il primo museo interattivo europeo del corpo umano che accompagna i visitatori attraverso 14 isole in italiano, inglese e cinese dedicate ai diversi sistemi della macchina perfetta del nostro organismo. È un'assoluta novità, non come insieme di organi, ma come insieme di sistemi. Già migliaia le prenotazioni per visitare la struttura scientifica che sarà inaugurata sabato 4 marzo alla presenza di tre ministri e il presidente del Senato. Poi il 19 marzo sarà inaugurato anche il planetario, un esempio di come investire fondi europei. C'è stato già un impegno straordinario perché la Regione ha investito quasi 20 milioni di euro. Abbiamo appena firmato un accordo fra Regione Campania e la municipalità di Pechino in Cina, la presenza di Mattarella e Xi Jinping. C'è dunque uno sforzo straordinario della Regione per valorizzare Città della Scienza nel contesto di una valorizzazione straordinaria di Bagnoli, per la quale anche per il nostro intervento abbiamo strappato 270 milioni di euro dal precedente governo. Un evento a 4 anni dal giorno dell'incendio che distrusse parte di Città della Scienza a Bagnoli. L'abbiamo rimesso in piedi grazie, come diceva lei, alla solidarietà di 400.000 cittadini che, grazie a un appello della RAI, questo lo voglio ricordare, del servizio pubblico, hanno deciso di investire in Città della Scienza grazie alla Regione Campania. E però appunto tutto questo ha bisogno di essere valorizzato con un grande sogno. Il sogno è fare appunto dell'educazione scientifica la chiave per poter ricostruire un'industria competitiva che ci permetta di dare lavoro ai tanti napoletani.